Tutto finito alla famiglia. Ecco. Un forte applauso. Grazie Salvatore, grazie Angelo e grazie a voi ragazzi. Invito ad avvicinarsi il Presidente del Comitato Luigi Misilli, il Sindaco Egidio Mauri e il Presidente dell'Associazione degli Orsi Volanti. Non ce l'ha fatta ancora Egidio, arrivare. Vabbè. Eccolo! Vabbè, quando ti incontravo domani non ti rivolgevo più la parola. Aspetta che dovete passare lì, anzi, fate una cosa. No, anche sì, anche di qua, certo. Prego. Ecco, si è staccato. Vabbè, è da ricollare. È da ricollare. Grazie. E vi invito qui a venire sul proscenio davanti perché dietro non c'è posto. Venite qua. Allora, la motivazione del premio. La motivazione del premio. Santino Spinelli, pietra miliare e portavoce nel mondo del popolo rom, rappresenta la capacità di rivalsa di quanti sono stati e sono ancora discriminati a causa delle proprie origini. Ha restituito col suo esempio di vita e di esponente della cultura romanì dignità e spessore alla comunità rom che si onora di rappresentare. Io credo che tutto ciò rientra al 110% nelle valenze del premio e le ragioni per cui è stato istituito. Premio Latraglia Etnia e Comunità 2022 ad Alexia Santino Spinelli. Allora, se volete dire qualcosa, cortesemente. Prova. Poi anche Pasquale. È una festa del grano ricca di emozioni. Abbiamo iniziato con la sfilata del 26, ricca di emozioni e missioni spirituali, con la processione di Sant'Anna. Poi abbiamo continuato con l'emozione della bellezza dei nostri opere d'arte, i carri, le traglie, la bellezza dell'addobbo. E è stato un momento particolare quando abbiamo iniziato la salita a vedere tutte quelle le ali di persone che costeggiavano la strada e sopra c'erano quelle le trecce. È stata una cosa bellissima. Emozione, ieri sera abbiamo rivissuto l'emigrazione, che è una piaga della nostra Italia. E stasera è stato un momento bellissimo. Diciamo che lui, nella sua mano, la sua storia, sono tornati a Jelsi, davvero, dopo 600 anni sono tornati a Jelsi, quindi siamo tornati a casa, sì. Non vi abbiamo...
squadra aveva fatto una promessa, gli avrebbe accolto, portato a braccio fino a qui, però non l'ha mantenuta la promessa. Questi non sono orsi volanti, sono degli orsetti. Degli orsetti. Va bene, tanti auguri, grazie di questa musica stasera, è stato un momento veramente bellissimo, spero che tutti quanti hanno apprezzato, ma soprattutto un grazie a Pierluigi perché ogni volta ci regala queste emozioni, queste, si fa conoscere queste persone che poi tra l'altro diventiamo amici di Elsesi, quindi e continueremo, io ecco già da adesso la parola che gli ho dato l'anno scorso che non si è potuto fare, gli do la parola che anche questo prossimo anno si può fare perché è una cosa importantissima per tutta la comunità, e, come dicevo prima, sia per Luigi che la Traglia è un valore aggiunto alla nostra festa del grano. Grazie. E dico tanto, complimenti a tutti e bravi, bravissimi. Grazie. Buonasera, ringraziamo. Primo passo di tante cose. Grazie, grazie. Allora, ringraziamo innanzitutto della vivacità a tratti anche sanguigna di questa musica così coinvolgente. E mi voglio rilacciare ad una delle cose che abbiamo fatto all'inizio. Cioè, stasera si conclude un percorso del popolo di Elsi che forse è iniziato proprio dalla presentazione del libro di Paola Di Giannantonio con la tavola Oscar, perché lei stessa ha cominciato ad impararci, a farci vedere le origini, le nostre origini europee proprio dalla migrazione di popoli indoeuropei, coinvolgendoci quindi nella descrizione degli agricoltori che si sono fusi con i cacciatori, cercatori, eccetera, eccetera, e che stasera penso si concluda in modo più moderno con voi. Grazie. Bene, grazie a tutti, passo la parola a Pasquale. Buonasera. Buonasera a tutti, io ho da fare un piccolo regalino al nostro amico Santino. Si tratta di un fiore. Torna a casa carico stasera. Di un fiore fatto dalle nostre belle. Per tua moglie, signore. Questo è per tua moglie. Per tua moglie. Grazie. Poi il libro che ha scritto il nostro Pierluigi Giorgio, essendo stato tra gli indiani in America, lui ha voluto raccontare la sua vita in mezzo a loro e qualcos'altro pure. Vi invito tutti il 31 fine mese, sempre alle 9, sempre qui, che faccio la presentazione agli Elsi di questo libro, che non sarà una cosa noiosa, perché ci sarà musica, vi saranno video, quindi sarà una cosa variegata, quindi con tutto il cuore vi invito a venire anche il 31. E poi c'è il DVD che lui ha fatto sulla festa di Elsi, sì, le tradizioni sant'Anna, sì. E con la brochure di stasera. Grazie di cuore, non so cosa... In più un fiore per la ballerina. Ah, che meraviglia! Giorina, vieni cara! Giorina, vieni, fiori per te! Eccola qua! Grazie a tutti! Io vorrei non soltanto dare un ringraziamento personale per tutti i premi che ho ricevuto, ma mi permetto, in quanto ambasciatore dell'arte e della cultura romani nel mondo, a nome dell'IRU, dell'International Roman Union, che rappresenta Roma all'ONU, esprimo un profondo ringraziamento alla città di Elsa, all'amministrazione, quindi a nome di 24 milioni di persone che sono distribuite nei 6 continenti. Quindi grazie, grazie, grazie a Elsa. Utba, catastrofe. Vorrei che facesse un applauso a questo straordinario gruppo di musica, Rodano Federico, e un grazie anche ai tecnici.